Ma partiamo ragazzi, via, partiamo, non voglio, andiamo sul caldo, dai, aspettate che riduco sto faccione qua, mi vedo troppo grande, come posso fare più piccolo? Già mi sono antipatico io quando mi guardo nello specchio, anche qua mi devo guardare. Allora, che cosa dice questa famosa circolare, diciamo, no? Ricordati che come dobbiamo frazionare un'area urbana, se al catasto fabbricati o al catasto terreni. Vorrei ricordare a tutti voi che già da quando è uscito il Vademecum, io sto facendo una rubrica su tutte le voci del Vademecum, ma aggiungerò anche qualcosa relativamente a questa circolare, che viene pubblicata sui periodicamente, ogni settimana, ogni 15 giorni registro un pezzettino, che viene pubblicata su tutti i social, ma soprattutto sul mio blog. Quindi frequentate il blog. Fatemi domande sul blog, perché se no io poi la sera devo andare a letto presto. Invece, siccome sto fino alle 2, alle 2:30 a rispondere alle domande del blog, fatemi stare sveglio, se no che faccio? Mi invecchio se vado a letto presto. Quindi fatemi sto favore di non farmi invecchiare, ok? Quindi partiamo direttamente da queste cose. C'è qualcuno che ha alzato la mano, ma io non so come si fa a vedere, poi mi aiuterà, ma tanto le domande le facciamo con calma quando volete, insomma. Benissimo. Andiamo a partire. Oh, quindi cominciamo a condividere i principi, perché come spesso dico io quando parlo con i miei collaboratori, se uno sa il principio e la fine, il percorso verrà più chiaro e sarà molto probabilmente retto invece di andare a zigzag e perdersi per le strade, diciamo, no? Quindi, che cosa dice questa circolare? Quando dobbiamo utilizzare un frazionamento, quindi per frazionamento intendiamo presentare alla pratica al catasto terreni, quando andiamo a frazionare dei codici, quindi degli enti urbani 282 o dei fabbricati promiscui 278 che già esistono al fabbricato urbano. Quindi su questo si basa tutto quello che noi dobbiamo vedere. Quando è che frazionando un'area, un fabbricato che risulta già entro urbano, fabbricato promiscuo, dovrò anche presentare il frazionamento al catasto terreni? Di questo stiamo parlando. Quindi va sempre realizzato, diciamo, quando praticamente, eccoci qua, scusate che c'ho sto faccione davanti, c'è il frazionamento, sto cercando le parole giuste per cercare di non confondervi le idee. Noi abbiamo frazionato le aree urbane, parliamo solo dell'area urbana così ci viene più facile, normalmente al catasto fabbricati, con l'elaborato planimetrico. Okay, quindi la prassi non è che si cambia, rimane questa, ma esistono delle eccezioni in cui oltre a presentare, possiamo scendere un pochino la temperatura qua del condizionatore che fa davvero caldo, okay, in cui è necessario intervenire anche al catasto dei terreni. Adesso rivediamo tutte queste. Quindi, qual è il concetto principale di principio per cui io devo fare un frazionamento e non solo il tipo mappale? Perché la parte che sto tagliando si elimina dal lotto generale, quindi dal terreno al fabbricato generale, non farà più parte da quell'unità, da quell'ente urbano principale. Quindi, quando la parte che sto eliminando prenderà un nuovo numero di particelle, non farà più parte di quel fabbricato, è necessario fare un frazionamento. Penso che scritto così sia più chiaro che come scritto per scrivere questa frase, la circolare ci ha messo 2 pagine e mezzo, diciamo. Quindi è necessario frazionare preventivamente in 3 casi. Quindi, se una parte dell'ente urbano perde la sua destinazione, esempio, allargano una strada e una parte del cortile viene frazionato perché diventa strada. Ok? Se una parte deve entrare a far parte di un altro lotto, un fabbricato e c'è un cortile grande,
C'è un fabbricato vicino, si mettono d'accordo e un pezzo del cortile viene ceduto al fabbricato limitrofo. Quindi va via dalla particella 100 e si va a inserire nella particella 200. In questo caso si deve fare il frazionamento. Poi, quando deve essere ridefinito per le caratteristiche costruttive, per dire, è stato accatastato un intero fabbricato, magari era un capannone, ok? Facciamo finta che era un capannone intero con la sua corte. Poi parte di questo capannone, quindi l'accatastato D per esempio, viene ristrutturato e sto facendo l'esempio che è successo a Gioietta, qui vicino a noi, e sono fatte dei monolocali, vi dicendo, da affittare o vendere per andare al mare, con ingresso autonomo da un'altra parte. Cambia destinazione, quindi non sono più D, ma sono A. E quindi bisogna frazionare anche il catasto terreni. Ti piacciono più esempi, Domenico? Che voto mi dai? Non si pronuncia, è stitico, Domenico è stitico, non è stitico si può. Va bene, ti acconcio io. Ok, quindi cosa devo fare? Quali sono le correzioni previste? Quindi devo presentare il frazionamento classico, no? Quindi rispetto che devo fare le misure che rispecchiano effettivamente la situazione sul posto del catasto fabbricato, le misure devo fare, no, a occhio, le misure che rappresentano effettivamente questa divisione, che poi va anche riportata al catasto fabbricato. Quindi, come tutte le norme che noi già conosciamo, una volta approvato il frazionamento, entro 30 giorni occorre presentare il DOCFA per aggiornare tutti i dati presenti all'urbano in modo che siano coerenti. Ok, quindi quali sono le operazioni che noi dovremmo fare praticamente? Ok, se la particella frazionata deve perdere la destinazione di catasto di fabbricato, si deve specificare in relazione tecnica, è qua che avvengono le sospensioni. Quindi l'ufficio che cosa fa? Temporaneamente, un po' come fa per esempio per l'F16, temporaneamente metterà una qualità 450 relitto di entro urbano, ma affinché metta questa qualità 450 è necessario che noi in relazione tecnica scriviamo determinate cose, parole che ci ha pensato Zio Pino, le ha già messe in tabula 2000 chiaramente, che vengono fuori in automatico. Però ora parliamo di quello che noi dobbiamo sapere, non dobbiamo fare le cose in automatico, dobbiamo conoscere. Questa mancanza o inesattezza della scritta relazione tecnica oggi sta provocando tantissimi errori, sospensioni, scusatemi. Quindi, poi, se questo 450 non dovrà più essere entro urbano o fabbricato promiscuo, si deve presentare un DOC vecchio modello 26 con la variazione è diventato uliveto. Un'altra precisazione molto importante che alcune volte quello che noi andiamo a frazionare è un bene comune non censibile, come può essere la corte comune o un condominio, per essere chiari, diciamo, no? Quindi anche questo diventerà 450 con la nostra segnalazione in relazione tecnica. Però se un bene comune non censibile, è necessario dire sempre tutti gli aventi diritto a quel pezzo del terreno. Facciamo finta che sia un condominio, il bene comune non censibile, dovremmo addirittura mettere tutti gli intestatari degli immobili, i proprietari dell'immobile del condominio, specificando i millesimi di proprietà per ogni proprietario, perché solo così si possono stabilire le quote, diciamo, da questo punto. Poi insistono anche dei casi particolari. A me capitano spesso, vabbè che io dico, dicevo, penso che anche voi, ogni lavoro che vi capita, pensiate, ma tutti i casi particolari capitano a me, vero? La realtà è che non esiste un caso normale, no? Contrariamente a quelli che pensano quando scrivono queste circolari. Sono tutti casi particolari. Ma esistono soprattutto dei casi particolari importanti, che sono quelli che non c'è corrispondenza tra il catasto terreno e il catasto fabbricato. Sbagliata la diapositiva, poi la correggiamo. C'è scritto due volte catasto fabbricato. No, punti Fabio. Vogliamo anche noi che ci possiamo fare. Allora, quali sono questi casi? Mai dichiarato all'urbano, cioè il catasto terreni risulta 282 e all'urbano non c'è nulla.
Succede, vero? Succede solo a me? Non penso. Oppure una ditta messa dall'impianto senza ditta, c'è un accatastamento fatto in cui non c'è la ditta, quelli che hanno fatto con le visite, le osservazioni sul posto, quindi una volta nel 40, vi dicendo. Quindi in questo caso non si può nemmeno fare il frazionamento e quindi di conseguenza nemmeno il successivo doppa se non si aggiusta prima, se non si allineano le due cose, come con la classica istanza che una volta ti rispondevano in una settimana, 10 giorni, oggi passano mesi. Penso che sia così ormai su tutte le latitudini. Ma siccome io sono un precisino e testa tosta calabrese, adesso torno indietro e mi vado ad aggiustare questa cosa perché fin quando non l'aggiusto mi sembra. Ecco qua, facciamo tutto in diretta, va bene? Ok, aggiustato. Adesso che stiamo veloci. Esiste poi la possibilità di fare frazionamenti per espropriazione. Questa espropriazione può toccare degli enti urbani. Vi ricordo che è una normativa circolare ben precisa, anche da me voluta, visto che facciamo tantissimo, molto fortemente, che quando si fanno gli espropri non è necessario la firma del titolare sul documento che sia frazionamento o accatastamento, ma basta la firma del responsabile dell'ente, del capo dell'impresa, che è responsabile dell'esproprio, allegando l'incarico avuto per fare la pratica espropriativa, diciamo. Quindi, in questo caso, quando si fa a fare l'accatastamento, quindi al catasto fabbricati, che cosa succede? Che si deve mettere la causale altre, okay? E nelle altre si deve scegliere uno, se l'originale era BNC, bene comune non censibile, la causale sarà altre, e poi dove c'è lo spazio bianco che si può scrivere, ridefinizione di bene comune non censibile. Se la frazionamento, se si fraziona una UIU, la causale sarà ridefinizione di corte. Se invece si fraziona un gruppo F, sarà sempre ridefinizione di corte. Okay. Questi sono gli esempi, li ho chiamati, loro li chiamano casi perché sono bravi, diciamo, che sono presenti nella circolare. Noi li abbiamo sviluppati tutti e li commentiamo insieme, in modo da poter avere chiarezza, diciamo. Quindi, primo caso, io devo frazionare una corte per indicare che lì ci sono dei box auto, per esempio. Vabbè, però rimane sempre bene comune non censibile all'intero fabbricato. Quindi questo è il caso. In quelle due zone ci sono dei box auto, magari anche con le strisce a terra, voglio dire, come spesso si fa con il numerino, se no poi litighiamo chi mi ha preso il posto, dove ha messo la macchina mia e così via. Succede anche nel mio condominio. Allora, questo si fa normalmente direttamente con l'elaborato planimetrico. Ok? Una cosa che suggerisce la normativa è di quotare, di mettere le misure per capire quanto sono grandi direttamente sull'elaborato planimetrico, una cosa che prevedeva una vecchissima circolare che ora hanno ritirato fuori. Come si quota? In due modi diversi, no? Come facevamo una volta con le linee, con le progressive, no? Tipo 00, 15, 17, 19, poi 00, 10, 14, oppure con le parziali. Questo è 15, questo è 2 metri, questo è 2 metri, questo è 3 metri, questo è 10 metri. Ora ho detto bene, non sono invecchiato, mi sono pure ricordato. Quindi chiaramente come si fa normalmente. Cosa si fa? Si deve presentare un DOCFA per variazione, quindi non si fa il frazionamento in questo caso, e si dice come metodologia variazione di bene comune non censibile e costituzione di box auto scoperti. Ok? Si fa solo al catasto urbano, quindi è un frazionamento che si fa solo al catasto urbano. Bene, andiamo al caso B, proprio quello della strada, diciamo, no? Mi esproprio in un pezzo di strada, quella è la mia corte, no, è la corte della villa di Domenico, c'è una villa meravigliosa, Tropea, c'è la villa Tropea Domenico, ora hanno allargato la strada davanti, che lui se l'era chiusa un pochino, diciamo la verità. E quindi ora gliela riprendono, diciamo, per fare la strada un pochino più grande, diciamo. Quindi si presenta un frazionamento. Vi ricordo, come è chiaro, che la particella fabbricata non può cambiare numero, non è A, A, B, ma rimane 100, perché se no mi disallinea tutto. E diventa A solo la nuova particella. Quindi è un frazionamento, devo fare rilievi classici con i punti fiduciari, i punti dell'oggetto di rilievo, così via. Vi ricordo anche Fabio, che con i punti fiduciari, se
il tipo mappare non è stato fatto per superficie reale. Perché se il tipo mappare è stato fatto per superficie reale, si può fare appoggiando segni stilo del fabbricato senza usare i punti fiduciari, ulteriore vantaggio per dopo, insomma, no? Il modello censore è quello classico del frazionamento originale variata costituita, diciamo qui su queste cose, però è bello di... Ma che sono buone. Ok, quindi cosa devo fare? Qua sta l'attenzione. Nella relazione tecnica libera, nella strutturata non c'è, devo aggiungere delle frasi ben precise. E se la frase non è così, te lo sospendo. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Vi abbiamo preparato già dei modelli di relazione tecnica da cosa scrivere. In più, dicevo, il nostro tavolo 2000 lo fa in automatico, lo inserisce là. Quindi, sicuramente devi scrivere circolare 11E 2003 caso B, frazionamento di un'area scoperta da censire come strade pubbliche. Questo dice la circolare, ma io dico precisiamoglielo meglio, aggiungiamo anche. Si richiede attribuzione da parte dell'ufficio di codice 450, relitto di ente urbano. Segue, quindi seguirà in seguito, un cambio di cultura ex modello 26 per cambio di cultura qualità 302 strade pubbliche o 300 acque, perché la stessa cosa si fa per strade acque, tu lascerai la parte che ti interessa e cancellerai l'altra parte. Anche qua si può scrivere meglio, segue cambio di cultura a qualità, ecco, se poi gli dobbiamo mandare le cose almeno gli mandiamo in italiano. A qualità, Questo beh. non c'è cultura del tempo. Eh? Cultura del tempo. Ok, controllate anche nel software se questa cosa è stata cambiata. La controllate subito dopo, va bene. Quel catasto fabbricati l'abbiamo scritto prima. Ti ricordi? Abbiamo scritto che il catasto fabbricati, questo vale per tutti, no? Poi verrà presentato DOCFA per variazione planimetrica particella 100. In caso la A fosse un bene comune non censibile, come dicevamo prima, queste non sono obbligatorie, no? Lo aggiungi se è quel caso. Devi inserire tutti gli aventi diritto con la loro quota di proprietà, che se fosse un condominio, quindi se uno solo non lo devi scrivere, se possono più di due intestati. Se fosse un condominio, le quote di qualità sono rappresentate dai millesimi di qualità delle tabelle dei millesimi. Okay. Stiamo arrivando a fare come si fa l'accatastamento praticamente nelle zone dove c'è il catasto tavolare, ma no? Anche là si fa insieme alle tabelle millesimali. Bene, siamo al caso C, frazionamento di un'area scoperta da censire con destinazione o qualità diversa dall'entrourbano. Questo cortile era troppo grande, ho bisogno di soldi, me lo vendo per fare un campo di bocce, tipo per dire. Ok, quindi qual è? Dove sono? Ecco, no. Qual è il concetto generale? Quindi fraziono quel pezzo per fare un campo di bocce. Bene. Chiaramente devo fare il classico frazionamento con rilievo completo dei punti fiduciari e così via, fermo restando il resto. È sempre un modello di frazionamento, quindi non è tipo mappare, è frazionamento originale, variata perché la 100 rimane 100 costituita, e in relazione tecnica dovrò scrivere queste cose. Forse la C era la migliore. Sicuramente Sì, caso B, è la stessa norma. ecco qua, questa originale, ecco qua, si scrive queste cose. Frazionamento di un'area scoperta da censire con destinazione o qualità diversa da entrourbano, questo dice la circolare, questa prima parte qua. Noi aggiungiamo, si richiede attribuzione da parte dell'ufficio di codice 450, perché se non lo fanno siamo inguaiati, relitto di entrourbano. Segue cambio di cultura ex modello sottoponente a nuova qualità. Sarà di 8 forse, non mi ricordo cosa sono, di 6 campi di bocce, insomma. Ok, quindi verrà presentato poi un DOCFA per variazione planimetrica della particella 100 perché la sua corte sarà molto più breve. Se invece questo era un bene comune non censibile, non era uno singolo, stessa cosa di prima, si devono mettere tutti i proprietari con le relative quote. Ok? Dai, andiamo avanti, tanto due o tre casi ci sono rimasti, abbiamo finito e poi ci fermiamo per qualche domanda. Dai. Ok, siamo al caso C, andiamo a Dio. Allora, il frazionamento di una parte di corte, sempre alla villa di Domenico, dove se n'è andato Domenico? Dove gli dà un pezzo a Fabio per farsi una casettina piccola piccola, due stanze gli bastano a Fabio. Sì, quindi questa è la villa con corte di Domenico a Tropea.
siccome tanto amico di Fabio gli cede questo pezzettino, e su questo pezzettino Fabio si costruirà una piccola stanzetta, diciamo, per dove mi sono perso, ecco, una piccola stanzetta per andare a mare sabato e domenica. Quindi come si fa? Come al classico, si fa prima il frazionamento, sempre con rilievo totale pontificale, originale, variata, costituita. Guardate che non è una cosa seccante ripeterlo qua, perché è qua, nelle cose che diamo per scontato che noi erriamo spesso. Poi cosa si può fare? Nella relazione tecnica mettere la famosa dicitura per costituire un nuovo lotto urbano. Poi si richiede attribuzione da parte dell'ufficio codice 450 del registro di ente urbano, verrà presentato DOCVA per variazione planimetrica della cena. Seguirà dopo un tipo mappale per costituzione, forse così abbiamo risposto anche al collega. Quindi tu prima fai il frazionamento. Una volta che quel pezzo è staccato e è diventato 450, fai il tipo mappale a cui verrà attribuito, perché fin quando non sarà presentato l'accatastamento, verrà attribuito F6 e quindi entro 30 giorni poi devi presentare l'accatastamento. È chiaro? Quindi solo se fai così puoi andare a male a farti il bagno, Fabio, va bene? Se no, niente. Siete d'accordo? Non lo facciamo andare a male, se no, a fare. Altro caso forse è quello che ci diceva anche l'altro collega. Ci sono due fabbricati già accatastati, uno c'è il cortile grande, si prende un pezzo di cortile dell'altro e se lo porta da sé. Quindi questo pezzo di cortile che era tutto così, tutto grande, si stacca qua e poi verrà unito questo. Ok? Ditemi se sono stato chiaro. Anche qua, solito frazionamento, originale, variata, costituita. Lo ripeterò fino alla morte, frazionamento e non tipo mappale, ok? Chiaramente, poi si potrà fondere con un tipo mappale, ma solo se la ditta è identica. Perché se sono due ditte diverse non si può fondere, si deve fare prima l'atto, far sì che sia la stessa ditta e poi fare la fusione. Anche in questo caso, relazione tecnica. Riferimento alla circolare, frazionamento di un'area ai fini di un trasferimento in un lotto limitrofo. Segue tipo mappale per fusione alla particella limitrofa, verrà presentato poi un altro DOCVA che ridefinisce la corte dell'agente. Mi sembra, se uno entra nella mentalità è lineare, il problema è che un po' di lavoro in più e basta una piccola distrazione e tutto viene sospeso. Altro concetto, qua abbiamo un po' litigato con Fabio. Frazionamento di un fabbricato della propria corte, quindi quel pezzo che la corte 282 andrà a fare un fabbricato a sé stante. Qui c'è un'incongruenza tra normativa, parlo del frazionamento, tra normativa e quello che fa Pregeo. È un frazionamento. Quindi si dovrebbe fare con i punti fiduciari e frazionare. Non è una modesta entità. Assolutamente, perché non ricade nei tre tipi della modestità. Di fatto, in pregevo non puoi mettere una riga rossa su una riga nera perché non te la passa. Quindi va contro la norma. E quindi come si deve fare? Come conferma, come tipo in conferma senza misura, scrivendo conferma della riga 6 e tutto il resto. Io non sono d'accordo. Perché tu stai confermando qualcosa che hanno fatto gli altri e io ci metto la firma. E se le misure sono sbagliate? E se non è così? Io sto firmando qualcosa di cui non sono certo che sia così. Però questo è il mio parere. Io sono pitticchioso, sono cattivo, sono malefico, voglio lavorare di più, insomma, però questa è, diciamo. Quindi, in questo caso sempre ci vuole praticamente rilievo come conferma di mappa, vedete ci ho messo punto interrogativo secondo me, originale, variata, costituita, il solito modello censuario, nella relazione tecnica solo esclusivamente la frase frazionamento di fabbricato dalla propria corte. Verrà presentato DOCVA per variazione planimetrica particella 100 e per particella A, perché se quella A perde le qualità di 282, no? Si deve poi fare una particella, si deve fare un modello 26 e tutto il resto quello che Sempre riguarda. qualche ingresso autonomo. Sempre che abbia giustamente, come dice Fabio, ingresso autonomo. Magari lo aggiungiamo qua, dove Sì, appunti. se altrimenti non le passano se è fabbricato. Certo, non deve essere un lotto intercluso, no? Perché il fabbricato, cioè il fabbricato,
avere l'accesso da qua, da qua o da qua, perché se il fabbricato ha accesso da qua, questo lavoro non può essere passato, insomma, perché sennò come ci entrano le persone dentro, insomma. Ok, andiamo al caso classico delle villette a schiera. Si possono frazionare, ma si frazionano con i subalterni. Non si frazionano al catasto terreni, ma solo esclusivamente al catasto fabbricato. Quando il frazionamento è da cielo a terra. E un'altra cosa, l'intero fabbricato deve avere le stesse caratteristiche costruttive. Questo vedete, forse sembra sfugge questo concetto, ma è molto importante se arriverà questa riforma del catasto. Perché se andiamo ai valori pieni, voglio dire, se questo è in cemento armato e questa è muratura ordinaria e questo è il legno e questa è in lamiera, pur avendo la stessa consistenza adesso, perché numero di vani, via dicendo, altezze, via dicendo, non è detto che con il catasto normale abbiano la stessa rendita, perché le caratteristiche costruttive sono uno dei parametri per calcolare la nuova rendita. Quindi, se è tutto in cemento armato, è tutto in legno e così via, si può fare questa operazione. Se hanno diverse caratteristiche costruttive, cadiamo nell'esempio successivo. Quindi questo si fa solo esclusivamente al catasto fabbricati, quindi una doppia per variazione, si modifica l'elaborato planimetrico indicando i nuovi subalterni e così via. Mentre l'ultimo, il penultimo, mi sembra G. È la stessa cosa, ma il fabbricato ha diverse caratteristiche costruttive. Cosa possiamo dire? Che questa parte è un capannone in cemento armato precompresso con il tetto tutto a volta, e questo era il palazzino uffici fatto in cemento armato. Prima era tutto uno, ora si divide perché ha caratteristiche costruttive completamente diverse. Quindi nel dividerlo sempre si fa un tipo di frazionamento, si deve fare rilievo, tutto originale, variato, costituito, perché qui non c'è la linea nera, quindi la linea rossa si può creare, diciamo. La corte rimane unica secondo te, quindi la A Sì, c'è l'esempio dopo in cui si appunti la corte. esatto, perfetto. E quindi il caso G, frazionamento di un fabbricato, cielo terra. Abbiamo staccato solo e esclusivamente il fabbricato. E dichiariamo anche che verrà presentato il DOC per variazione planimetrica particella 100 OA, perché è importante che poi tutto quello che noi andiamo a fare al catasto terreni corrisponda col catasto fabbricati, altrimenti ci troveremo in uno di quei casi che non c'è corrispondenza. Beh, il caso G invece è il frazionamento in cui frazioniamo non solo il fabbricato, ma il fabbricato con un pezzo di corte. Molto simile a quello di prima, rilievo completo e via dicendo, originale, variata, costituita, diciamo, da questo punto di vista, la dichiarazione è simile. Frazionamento di fabbricato, cielo terra. Verrà presentata poi la variazione planimetrica, quindi in questo caso viene tolto anche un pezzo di corte dalla 100 e viene assegnata alla anche al catasto fabbricato. Mi sembra che abbiamo finito. E io finisco con questa frase, no? Se no, zio Pino che ci sta a fare? A tutto questo ci pensa zio Pino. Rispondo alle vostre domande e poi vi dico perché ci pensa zio Pino.